Il solito ritardo del tram. Comunque, con un buon libro, ogni attesa può diventare un vero lusso. Basta imparare ad aspettare. E con un po' di fortuna si può arrivare a conoscere l'assassino del giallo che state leggendo ancor prima di salire a bordo. Parlando di attese, non ha senso avere fretta quando si deve aspettare per forza. Ci vuole pazienza. Un grande classico, il tram. 7 di sera, appena uscito dal lavoro, inverno, aspetta il tram e piove. A che serve agitarsi? Ci vuole calma, no? E magari un buon libro di scorta, prima o poi arriverà. Basta imparare ad aspettare. Certo, potrei usare la macchina. Io però non ce l'ho. Ma l'ho ordinata l'auto e mi hanno detto di aspettare. Dicono che sarà una cosa lunga, non sanno quanto tempo, ma mi hanno assicurato che arriverà. Per la consegna non è un problema, anche perché comunque dovrei aspettare a guidarla. Sto rinnovando la patente. Dopo le visite oculistiche mi hanno detto di aspettare per ricevere la patente, perché hanno terminato la carta rosa per stamparla. Il fornitore è in ferie. Anche per il permesso temporaneo di circolazione vale la stessa cosa. Avevano perso il timbro di validazione e lo stanno facendo rifare. Questione di giorni. Bisogna aspettare. E così, mentre aspetto patente e macchina, aspetto il tram al freddo. Ma vi assicuro che immersi nella lettura non vi accorgerete nemmeno più del tempo che passa. Sapete quante cose si imparano così? Vi confesso che una buona percentuale delle mie conoscenze letterarie l'ho acquisita aspettando. Sono circa 3 anni ormai che ho sviluppato una particolare sensibilità per le attese. Ora però vi lascio, vi devo salutare perché sembra che il mio tram stia per arrivare. Buonasera. Calma. Sono calma. Ogni mia reazione è sotto controllo. Anche la leggera agitazione, che in questo caso è naturale, sta piano piano scomparendo. Sì, sono contenta di me. Sono più brava del solito. Sono in grado di gestire la situazione con la massima tranquillità.
E se per caso ci fossimo capiti sull'ora o sul posto? Il cretino fa sempre così. O si è dimenticato strada, o si è dimenticato di venire. Magari è venuto anche ieri. Tipico suo. I capelli. Gli avevo chiesto un nero naturale. Calimero. Sempre Calimero. E la faccia. Che brutta faccia che c'ho. Mi fa una rabbia. E pensare che ieri ero così carino. Certo che si cambia molto. Cioè alcuni. Io per esempio sì. Ci sono quelli che sono sempre belli, che hanno uno standard accettabile tutti i giorni e per tutte le occasioni. Deve essere una cosa rassicurante, ma anche noiosa, eh? Stanno lì davanti allo specchio a rimirarsi, sempre uguali, belli ma scemi. Io almeno ogni volta che mi guardo c'è una sorpresa. Non devo esagerare, perché quando sono in forma sento che funziono. Intanto il cretino non arriva e io non so se mi piace o no, va bene? Cioè, a volte sì, a volte no, non ho una via di mezzo. Ecco, in movimento, in azione. In movimento sento che miglioro. Sono bella in movimento. Peccato che non c'è la riprova. E poi gli specchi non ti aiutano. Poi magari stai lì, fai finta di muoverti, parli indifferente per vedere come sei in azione. Che poi uno ti vede dalla finestra e dice quella è scema. Ma non importa. È il fatto che lui lo ti vede e lo sa come sei in movimento. E tu non lo saprai mai. Ma che? Oh, certo che ho delle giunture che sono stupende. Ah, lì sono sicura. Che giunture ho! Oh. E le mani? Oh, le mani sono la cosa che mi piace di più. Non dico che siano belle, nel senso, mi piacciono proprio. Un po' strane, irregolari, espressive, con una leggera artrosi, ma impercettibile, come se avesse un senso di eterno, di antico, e nello stesso tempo un dialogo interiore. Che giunture! Chissà da chi le ho prese, non se ne vedono mica così, eh? Me lo ricordo, ce le avevo sin da piccola. Sì, ce le avremo sin da piccola. Le braccine, le gambettine sottili sottili. E mia madre che diceva, poverina è rachitica. A 16 anni ero un mostro. Forse 15. Vabbè, comunque sia, ero bruttina, lo ammetto. Forse avevo un certo disprezzo della bellezza. Per forza, avevo delle ginocchia, ero tutta occhi e tutta ginocchia. Insomma, sai, magari quando si è giovani non si hanno quelle astuzie. Non il trucco, le angolazioni, le posizioni. Insomma, ci vuole una vita per conoscersi, eh. Poi magari stai un po' così, e così, e così, il viso. Che giunture! No, l'orologio no, tanto lui non arriva e le giunture gliele do nella testa, le giunture. Certo che come arriva
Neanche una parola. Mi nascondo nel buio. Zitta! Neanche una parola. 35 coltellate! È la fine! Lui si rovescia, barcolla! Mi riesce a guardare! Anche tu, Bruto! Cadi a terra! Picchia la testa sul gradino! No, il gradino non c'è! Fa niente! Muore lo stesso! Rantola! È la fine! Tutto quel sangue! Bello! Tutto quel sangue! Strano! Nessuno avrebbe mai immaginato che quel cretino avesse tutto quel sangue. Tutto quel sangue per uno che ha una faccia dove brillano sempre i riflessi del cadavere. Potrebbe venire qui da un momento all'altro. Uno squillo di campanello. Chi è? Io. O anche telefonare appena arrivato ad un centro di smistamento. Sono tornato. Preavvisi? Nessuno. Solo la telefonata o l'arrivo. Possibile tutte e due, ma torna. Mica un caso speciale. Nessuna speciale ragione perché non torni, perché torni neppure. Può tornare. Suonerebbe alla porta. Chi è? Io. Dopotutto ne succedono di cose. Sono riusciti a passare il Reno ed io sono riuscita a vedere la fine della guerra. Devo fare attenzione che torni. Nulla di straordinario è la pura normalità. Non farne io qualcosa di straordinario. Bisogna che sia ragionevole. Aspetto Robert che deve tornare. Il telefono suona. Pronto? Ci sono novità? No, nessuna. Lo sa, ieri pomeriggio hanno liberato un altro campo. Rifarò ancora la solita domanda. Lei cosa ne pensa? Comincio ad essere preoccupata. Non bisogna scoraggiarsi. Occorre tener duro. Lei non è la sola. Conosco una madre di 4 figli, lo so! Lo so! Lo so, mi scusi. Mi scusi. Ieri pomeriggio. Questo significa che le liste arriveranno domattina. Questo lui non l'ha detto, ma io lo so. Il dovere di uscire, di comprare i giornali, di leggere quei nomi.
avverto, compia le tempie, via via più forti. Non leggerò quei nomi. Leggo nomi da 3 settimane. È un sistema che non funziona. Le liste continueranno. Continueranno sempre più liste fino alla fine. Sempre meno nomi e mai, mai, mai il suo nome! Mai! Se sarò io a leggere. Ora però bisogna che mi muova. Tirarmi su. Raggiungere la finestra. La gente per le strade. Quando mi dirà che lui non tornerà. Camminerà come cammina ora. Oh, i colpi alle tempie. Fermare il cuore. Calmarlo. Non si calmerà da solo. Deve essere aiutato dalla svolta che prende il tempo. Non perdere tempo! Prendo il soprabito ed esco. D'ora di rientrare perché c'è Dì a casa che mi aspetta. Novità? Nessuno. È da un po' di tempo che non mi si chiede più come sto. Non mi si dice più buongiorno. Solo novità. E io nessuno. Ma senza la sua presenza credo che non resisterei. Viene tutti i giorni e si sofferma un po'. La scorsa settimana diceva ancora: Robert tornerà, lo giuro. Quando tornerà, andremo al mare. A lui farà molto piacere. A me basterà guardarlo. Io non chiedo niente. Ho scelto di aspettare come sto aspettando fino a morire. Non so dov'è, ma so che vive. È in qualche punto della terra per conto suo a respirare. Torna, mangerò con lui. Prima no.
penso alla donna tedesca, madre di quel ragazzino, un soldatino di 16 anni che agonizzava solo su un mucchio di pietre sul lungo Senna. Lei aspetta ancora suo figlio. È l'attesa di sempre, l'antica attesa delle donne di tutti i paesi del mondo, che gli uomini tornino dalla guerra. Come non detto, non era il tram, ma solo un grosso camion. E tanto ti aspetta? Poteva essere di meno. Anche io aspetto. Da quanto? Da una vita! Sapevo che i trasporti non erano così lesti nell'arrivare, specie quando mi si aspetta. Ma che addirittura portassero in ritardo di una vita mi sembra eccessivo. Nell'attesa penso che scriverò una bella lettera di protesta al ministro del trasporto. Già, il trasporto, caro signore. Non voglio perdere la larga, ma credo che tra me e lei ci sia proprio del trasporto. Lei dice? È già arrivato? Riconosco i miei polli. Eh? Poliedrici ammiratori. Lei pensa che io l'ammiri? Non mi ha detto ancora nulla di male. Ma nemmeno qualcosa di bene. Sarebbe altro, cara signora, dopo tutto quello che non c'è stato tra noi. Perché dici questo? Io non direi mai nulla di male ad una persona che non conosco o con cui non ho vissuto esperienze. Non saprei nemmeno dove colpirla. Ma lei è uno che colpisce, Gio. Come fa a saperlo? Li noto subito quelli che colpiscono, Gio. Lei mi ha colpito, sa? No, dicevo, come fa a sapere il mio nome? Io mi chiamo Joe, per davvero, sa? Tutti quelli come lei si chiamano Joe. Sfido, ci sono solo io come me. Per questo l'ho chiamata con il suo nome. Ma ci siamo forse già conosciuti? Sì, certo, Joe. E dove?
Qui. Qui? Quando? Circa 2 minuti fa. Di già. Ma come passa il tempo? Già. E lei come passa il tempo? Aspettando. Cosa? Che finiscano le attese. Quanto mi daresti, Joe? Beh, 29 anni se li porta bene. Joe, non fare il finto tonto. Quanto mi daresti per passare un po' di tempo con te? Lei per passare il tempo si fa pagare? Certo, non lo farò mica gratis. Bella pretesa, cara signora. Io allora cosa dovrei dire? Quanto dovrei chiedere al ministro del trasporto per tutto il tempo che passo aspettando questo maledetto tram? Vuole mettere il tempo che passerebbe con me al confronto con quello che passerebbe col ministro del trasporto? Io prendo 50 all'ora. Pensa che io debba aspettare ancora per un'ora? Lei non può deludermi. Da lei almeno un'ora di aspetto. Non mi dica che non riesce neanche per un'ora, eh? Beh, se per questo della mia resistenza si parla in tutto il quartiere. Una volta ho aspettato per più di un mese il rinnovo della mia carta d'identità. Capisce? Per un mese passa, io non ero nessuno. Vede, lei è un uomo di grandi virtù. La pazienza è la virtù dei forti. E allora siamo d'accordo, resto qui con lei. Oh, 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 ma mi piacerebbe. Anche perché, se ho ben capito, anche lei aspetta. Già. Vede, Gio. In confidenza. Lo sa quante volte sono rimasta fregata dalla fine? Splendidi con finali deludenti, non me ne parli! Me ne voglia di non leggere più! O quantomeno di leggere prima il finale per capire se valga la pena o no leggere un determinato libro! Io non parlo di quello. Parlo della fine dell'attesa. L'aspettativa, Joe, nella mia vita si è sempre rivelata deludente. Non era mai quello che aspettavo. E allora aspettavo di nuovo. Sono 10 anni che batto questo marciapiede. Infatti lo vedo bello pulito. Ma niente, penso sempre sia quello giusto. E invece, un abbaglio. Dicono che oramai non c'è più posto per me. Ma io non ci credo. Oh, ma certo, ma le pare. Ce ne saranno di posti. E poi la buona educazione vuole che davanti a una bella persona come lei, per bene, ci si alzi per farla accomodare. Guardi, lì c'è il mio di posto, non si preoccupi. Oh, Gio, non si scomodi. Io intendevo dire che le persone sensibili come me sono giudicate dalla società a binario morto. Noi per loro siamo al capolinea. Da quando? Cosa, Gio? Da quando questo è il capolinea? Gio, io non vorrei che lei mi difendesse. Ma se anche lei aspetta quello che aspetto io, non è mica facile trovarlo qui. Io l'ho detto, qui costa almeno 70. Ma sta scherzando? Ah, lei per me... Le volevo fare un prezzo di favore. Solo che mi è sembrato subito un signore. Poi da quando ho letto il suo nome sulla camicia, anche mio padre lo portava sulla camicia. Ah, per questo sapeva il mio nome. Vede, io credo che il rischio della disillusione con lei sia davvero minimo, caro Gio. Ma la vedo adirata. Io lo dico col cuore in mano. Non metto in dubbio che lei abbia il cuore in mano, come sono altrettanto convinto però che lei nell'altra possiede un portafoglio. Chi è lei? Un ispettore dei trasporti? Un controllore? 50 euro per un biglietto e mi fa anche uno sconto. Ma dove crede che io debba arrivare? In Australia? Così.
così comunicate gli incarichi adesso? Ora capisco tutto. È questione di trasporto, non c'è più posto, siamo al capolinea, ma mi faccio piacere! Ma io piacere le voglio fare, non ho mica capito. Ah, guardi, preferisco andare a piedi. Tanto oramai ho capito che non passerà più questo maledettissimo tram. Mi scusi, ma lei davvero aspetta il tram? E che cosa allora? Pensavo aspettasse l'amore! L'amore? Quello che aspetto io da una vita. Mi scusi, Gio, ma questa tempo fa era la fermata del tram. Oggi è la fermata di vita per quelli sconsolati che cercano un po' d'amore. Ma se io ho detto che aspettavo il tram. Ma certo, tram è la parola segreta di quelli che cercano l'amore. A pagamento. La vera fermata del tram non è più qui, ma la parallela. Com'è possibile? Devo dire che lei è un uomo, un tipo con una grande pazienza. Per fortuna che non l'ha saputo il ministro del trasporto. Chi? Il capo di quelle come me. Loro hanno un ministro del trasporto che le controlla. Non tutte sono libere come lei, come Bambi! E adesso che faccio? Mi ritiro. Sono così abituato ad attendere che non mi viene voglia di far nulla che non dia aspettative. Potrebbe sempre aspettare qui con me, tanto prima o poi l'amore passerà. E se non passa? Ci attacchiamo al tram.